Let's go! Bentornati, ovetti, su Dark Souls Remastered! Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Nito, il re Tombale. Sì, perfetto! E in questo episodio andremo verso gli archivi del Duca, quindi io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, barra un non mi piace e ad iscrivervi al canale. Detto questo, palla di fuoco migliorata del caos! E adesso andiamo avanti perché l'ho sconfitto, vero? No? A quanto pare non ha funzionato il... la pozza di lava per terra. Non importa, non importa. Andiamo avanti. Allora, nel frattempo che cammino, ho letto qualche vostro commento. Alcuni hanno detto, ah, Tonks, hai sbagliato alcune cose. Ok, vediamo insieme che cosa ho sbagliato. Intanto, Tonks, non sai fare parry. Lo so, l'ho detto che non so farli. Poi, Tonks, ti preoccupi troppo. E infatti, sì, c'è anche lui adesso. Ti preoccupi troppo di alcuni nemici quando in realtà sono molto facili. Lo so, sono fatto così. Tonks, hai farmato troppa umanità. No, morirò molte volte, quindi preferisco evitare qualunque tipo di problema. Allora, ultimissima cosa. Ok, devo in effetti andare un'altra volta dai demoni toro. E mio Dio, questi cinghiali, state attenti. C'è un modo migliore per affrontarli, però ora come ora posso sconfiggerli così, quindi nessun problema. Sono inoltre, ripeto, mostri unici, non dovrebbero respawnare, e quindi fine così. Ok, detto questo, andiamo un po' avanti. Sappiate che a me non piacciono gli archivi del Duca, ok? Per una certa ragione che vedrete a breve. Allora, vediamo un po'. Vai così. Palla di fuoco migliorata del caos. Il fuoco funziona, ma attenzione ai suoi attacchi, o meglio ai loro attacchi perché sono due. E ci ha droppato l'elmo dalla zanna di cinghiale. Esatto, è una cosa che possono droppare tutti i cinghiali, tre se non sbaglio. Però se li sconfiggete tutti quanti, ve la droppano assicurata al 100%. E quindi questo elmo è incredibilmente caruccio. Testa mozzata di un cinghiale zannuto corazzato, presa da colui che l'ha ucciso come prova della vittoria, proprio come gli fecero, come gli dèi fecero, con la testa dell'antico drago. Ok, può essere messa in testa e usata come inaspettato pezzo di equipaggiamento protettivo, e permette di attaccare usando le zanne. Mai vista questa cosa, non l'ho mai usato perché... build destrezza. Ok, qui c'è un falò, ma non è il falò principale, e... ci manca così poco per salire di livello che mi conviene davvero tanto usare un'animella, dato che posso. Abbiamo l'anima di... abbiamo 13 di queste, perfetto, vai. E... anime acquisite, mamma mia! Non pensavo di prendere così tante... vabbè, non importa. 34 di destrezza e adesso si va avanti. Ok. Allora, a questo punto del gioco, che arma vi consiglio, almeno elementale, o meglio di elemento... va bene qualunque cosa, il fuoco è comunque decente, quindi lo continuo ad usare. Se avete però un'arma elettrica per il boss di questa zona, vi conviene, ok? Almeno avere la resina dorata. Ok, adesso saliamo su questo ascensore e... ta-da! Ecco qui un sacco di guerrieri di cristallo. Appena me lo mira, magari sarebbe una cosa buona e giusta. Questi qui fanno parecchio male, non troppo, però fanno parecchio male. Perché sto fermo? Perché voglio fare un parry per dimostrarvi che in effetti ogni tanto un parry o due riesco a farlo. Proviamo anche con questo, dai. Dai, vieni qua. No, aspetta, dai. No. No, vabbè, non importa, non importa. Abbiamo capito, non li so fare. Però dettagli. Ok, adesso c'è un arciere lì, attenzione a quest'arciere. Ma più di tutti state attenti a quell'evocatore che sta laggiù. Ok? C'è un evocatore, se si chiama evocatore, perché non me lo ricordo. Vai. Vabbè, non importa, a quanto pare i parry con gli attacchi in salto di questi cosi non riesco a pararli. Ho poca stamina, non ho stamina. Ok, perfetto. Allora, lo vedete quel golem lì? Appena posso mettere magari anche questo per le copertine. Dov'è? Dov'è? Eccolo qua. Binocolo. Allora, questo golem è molto importante. Se avete parlato con Dusk, con la principessa Dusk di Ulasil, noi l'abbiamo fatto, è possibile sconfiggere questo golem per ottenere un qualcosa di molto bello. E infatti, ecco qui, il pendente rotto. Questo è un oggetto
che ti consente di accedere al DLC. È un oggetto chiave, se non sbaglio, giusto? Vediamo. Oh, fermi. Dicevo, è un oggetto chiave, giusto? Vediamo se ho ragione. Vediamo se... Eccolo qua, pendente rotto. La metà di un pendente di pietra rotto. La corda sembra tipica di Ulasil. Questa pietra antica emana influssi potenti magici. Potenti influssi magici. Nell'epoca attuale, tuttavia, non è possibile manipolare né percepire tale potere. È un oggetto che suscita riverenza e una strana, profonda nostalgia per il passato. Ok, allora. Palle di fuoco? Sì, palla di fuoco migliorata del caos, va bene. Allora, questo coso dà fastidio, vai. Vai, ok, palla di fuoco, ora. Perfetto, via, ho sconfitto. Perfetto, allora io questo coso lo odio. Perché lo odio? Non sapete quante volte mi ha ucciso, magari... Ok, magari per errore, magari per distrazione, però mi ha ucciso un sacco di volte nella mia prima run. Non sto parlando italiano oggi, a quanto pare, ma non importa perché i backstab ogni tanto... A quanto pare no, non entrano i backstab, ma... Dettagli. Allora, qui c'è un'anima di guerriero coraggioso e qua c'è un altro coso qua. Vieni qua. Faccio io. Ok. Dai, vieni qua, ciccio, vieni qua. Ok, oppure sta fermo così ti faccio un bellissimo backstab. Che bello avere la spada della furia di Quelag. Io la adoro. Ora attenzione, arcieri non sono troppo complessi, bastano due colpi. Dov'è? È laggiù, vero? Sì, ok, allora pronti a correre. Vediamo un po', perché questo arciere vi darà problemi se non lo sconfiggete subito. Ed ecco qui l'altro guerriero che si attiva appena correte su questa scala. Ovviamente se avete l'anello della nebbia non dovreste avere questi problemi, però... Ehi, io non ce l'ho, o meglio, ce l'ho ma non equipaggiato e quindi... Allora, vediamo un po'. So che devo andare là su quell'ascensore, ma prima voglio andare di qua, perché c'è un'altra cosa da vedere. Intanto, occhio, c'è ancora questo qua e... Ce n'è un altro qua, esatto, ricordavo bene. E questa... Ok? E questa vista... Beh, non c'è quasi nulla, però quella città la conosciamo. Alla faccia. Quel borgo lo conosciamo. Giusto? Quello è il borgo? O è a Norlondo? Credo sia il borgo. Dettagli, dettagli. Uno delle due dovrebbe essere. Si è lodato il sole, sì, lo so. Allora. Ah, voi due carissimi. Sto cercando di non usare piromanzie perché ci serviranno a breve contro... Un altro nemico No! Ok. Abbastanza particolare che incontreremo tra due secondi. Che abbiamo già incontrato in passato. Ossia... Beh. Chissà quale nemico è. È questo, ovviamente. Allora. Abbiamo combustione migliorata, quindi andiamo con combustione. Combustione. Taglio. Fine. Ok. E dovrebbe darci una stregoneria o un incantesimo, come volete chiamarlo? No, ci dà lo scudo del cavaliere cristallizzato. Non vi ho ancora parlato delle armi di cristallo? Il gigante può tramutare le vostre armi, non mi ricordo se più 5 o più 10, in armi di cristallo. E quando è vero che sono decenti, si rompono quasi subito, quindi non vi conviene prenderle. Oddio, per carità, non mi ricordo dove o se l'abbiamo già presa, ma ci sarebbe una alabarda di cristallo che non è niente male. Ah, ok, giusto. L'abbiamo presa ad Anorlondo. Questo è uno scrigno normale. È normale, perfetto, quindi dammi il drop, caro. Titanite scintillante. E adesso andiamo avanti. Ora, la cosa brutta è che, idealmente, io dovrei finire metà degli archivi del Duca. Ok? Perché il piano era fare questo episodio e il boss in due episodi separati, ok? Perché vorrei provare a continuare un po' la quest di Logan, anche se non ha molto senso in quanto io non sono mago. Però magari vi racconterò la fine, non lo so. Allora, tenetevi pronti, ok? Perché qui c'è una battaglia e c'è anche una lucertola di cristallo. Però prima c'è lui. Lui è il cavaliere di cristallo. Credo sia l'unico cavaliere di cristallo che è possibile incontrare qua. Vai, vai, vieni. Provo, ci provo, eh. Ci provo, dai. Vieni, vai, vieni. Vieni. Che vuoi fare? No. Volevo provare a fare un parry, ma... Va bene, facciamo una cosa. Non fai niente? Faccio io. Ecco qua. Ah, rotoli pure. Allora, palla di fuoco.
Vai così. Ok, molto meglio, vero? E si è anche già quasi sciolto. E l'ho sconfitto. Wow. Ok. Allora, ripeto che c'è una lucertola di cristallo qui da qualche parte, su quelle scale. Quindi... la vedo? No, però provo a correre perché so che c'è. E vediamo... eccola qua. Presa. Ok, perfetto. L'ho sconfitta anche? Sì, due titaniti scintillanti. Ora... guardate che bei cristalli, eh? Sono bellissimi. Adesso. Comunque, leggi messaggio, prova anello. Esatto, ve lo consiglia anche qualcuno e intanto, dato che è utile, voto più. Se avete un anello del sacrificio o ancora meglio un anello raro del sacrificio, vi consiglio altamente di equipaggiarlo, come farò io. Perché servono questi anelli? Impediscono di perdere anime quando morite. Questo del sacrificio raro, invece, annulla anche le maledizioni. Se avete poca umanità e potete, o meglio, siete suscettibili alle maledizioni, vi consiglio di usare questo. Dato che ne ho tre, userò questo, ovviamente. Ok, entriamo. Eccolo qua, Sith, il senza scaglie. L'unico problema è che non possiamo fare assolutamente nulla contro di lui, ok? Questi cristalli, inoltre... danno maledizione, noi resistiamo, quindi non è un problema. E anche provando ad attaccarlo, proviamoci con questo perché magari provo a colpirlo un po' meglio. Guardate. Oh, cosa? La sua vita si recupera dopo un colpo, guardate. Ho recuperato, e quello è il suo attacco finale che fa boom. Salvato con anello raro. Anello raro del sacrificio infranto. Archivi del duca. Ah, ma dove siamo? Ricordate quando abbiamo letto la descrizione di non mi ricordo quale oggetto che ci ha detto che gli uomini serpente, e infatti ce n'è uno qua, portano le prede, insomma, che vogliono andare ad Anorlondo, catturate dalla fortezza di Sen da qualche parte? Questo posto qua è il quel da qualche parte. Sì. E ora siamo intrappolati qui. Per sempre. A meno che non facciamo così. Esatto. E poi prendiamo la chiave e possiamo uscire. Però prima andiamo prima da questi qua, perché sono qui, non sono troppo forti, sono comunque un po' di anime extra, quindi perché no. Vai. E tu ti sciogli un po'. A quanto pare sì. Perfetto. Allora, qualcosa qua. Non c'è assolutamente niente. Ci sarebbe questa cella qua. Però questa porta, se non sbaglio, vi... beh, porta da un oggetto che non è neanche così utile, però per adesso mi teletrasporto via. Qual è il problema? No, questo falò è isolato e rimarrà isolato anche una volta usciti da qui. Non riposatevi a questo falò se volete fare alcune cose toghe. Quindi, usciamo dalla cella. Ah, dovevo in realtà leggere prima... vabbè, lo leggo adesso. Stop. Ok. Dicevo, dov'è? Eccola qua. Eccola, sì. La torre dell'archivio, un tempo sede di preziosi tomi e lettere, è divenuta una prigione dopo la follia di Sith. Gli uomini serpenti a guardia della prigione proteggono gli scarti dei terrificanti esperimenti compiuti. Ma quali esperimenti? Quegli esperimenti. E gli uomini serpente qui vi... beh, non adesso, non subito, però vi ignoreranno dopo un po'. Esatto. Infatti, anche loro scappano da quella sottospecie di meduse. Io vorrei davvero tanto usare combustione. No, non ce l'ho fatta. Non importa. Ah! No, non importa. Posso anche ignorarlo, teoricamente. Salendo qui c'è la via d'uscita, però prima di fare qualunque cosa... stanno salendo tutti quanti. Dovete prima... com'è che si chiama? Prendere la chiave, perché c'è una porta chiusa là. E magari se spegniamo questo rumore, perché... oh mio Dio, questo rumore. Allora, le meduse vanno giù.
molto in fretta con la spada della furia di Quelaag, ma quella, stavo per dirlo, quella è una presa, cercate di non farvi prendere perché vi si fa male. Non importa. Ora, Medusa, addio. E fammi bere una fiaschetta Estus, o forse un paio. No, una sola va bene. Allora, è possibile ovviamente schivare la presa, l'importante... Oh, no! Ma dai, ho fatto la schivata! Appunto, perché hanno un coso strano sulla testa che... Oh, no! 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 Ok, la telecamera non mi farà failare oggi, ok? Non subito almeno. Andiamo avanti e poi vediamo il resto. Per ora però questa porta è chiusa, non possiamo farci assolutamente nulla. Ci sono alcuni oggetti dietro queste porte, però li vedremo tra poco. Prima devo andare un po' avanti. Mi sono fatto prendere dalle meduse due volte, ok? È facile schivare la presa, però è ancora più facile usare questo. Addio. Oh, che bello, vero? Inoltre, queste meduse strane vi droppano anche umanità. Questo è un altro dei posti per farmare l'umanità. Quindi ce ne sono attualmente tre che vi ho detto. C'è quello di Mito, dove ci sono i piccolini. C'è quello di Non Osare. C'è quello dei topi. E c'è questo posto qua. Voilà! Ok, molto meglio, eh? E... fine. Allora, ci sono però due meduse che rimangono accucciate qua. E lì c'è Logan, però parleremo con lui dopo aver fatto terminare questo orrore. Quindi, saliamo su e state attenti. Ci sono due uomini serpente e un uomo cobra qui, anche se credo in realtà sia una donna, ma... dettagli. Tre esseri strani qua. Quindi, eccolo qui. Pronti? Palla di fuoco. No, l'altro. Mirami l'altro. Ok? E... andiamo. Non importa tanto perché l'unica cosa che mi interessa attualmente è sconfiggere questo qua. Eccolo qua. E... poi andare avanti. Sconfitto. Perfetto. Dov'è l'uomo serpente finale? Vediamo se riesco a fargliene almeno uno di parry, perché sennò la gente davvero si lamenta. Oppure un backstab. Backstab. Ok. E non abbiamo ancora finito ovviamente. Vuoto. Ok. Ora, questo scrigno non è un mimic, giusto? Esatto. È la chiave che ci serve per aprire tutte quante le celle. La chiave... no, aspetta. La chiave porta gigante torre arc. Allora perché quella porta... un attimo, prima... ok. Mi sono sbagliato, la chiave che abbiamo preso prima, all'inizio, è quella che serve per aprire tutte quante le celle. Questa qui invece apre la porta che sta in alto. Chiedo venia, un altro errore mio, Non importa, nessuno è perfetto, vero? Comunque, queste due meduse... piangono. Almeno credo, non ho le cuffie. Però, una volta attaccate, non vi attaccheranno, scapperanno via invece. E, se le uccidete... se le uccidete... eccolo qua. Vi dropperanno due miracoli molto importanti. Tepore curativo e tepore lenitivo. Sono due miracoli che, se non sbaglio, si possono usare al meglio quando siete nella guardia della principessa, quel patto là. Vediamo se ho ragione oppure no. Potere curativo e potere lenitivo sono miracoli, eccoli qua. Eccolo qua. Miracolo speciale conferito alle servitrici di Guinevere, principessa del sole. Ripristina molti punti vita a te e nelle vicinanze, vuol dire anche ad alleati. I miracoli di Guinevere, principessa amata da tutti, conferiscono la propria benedizione a molti grandi guerrieri. E questo invece, stessa cosa, non mi ricordo la differenza però allora. Non importa. Comunque, questo ci fa capire che le meduse in realtà erano le servitrici di Guinevere. Sith ha fatto esperimenti su molte persone. Comunque, mio caro Logan, come va? Hello again. What a chance meeting this is. Alas, I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stage me a getaway. The archives, such a storehouse of knowledge, so close but just out of reach. The thought offends me so I could simply die. As a student of the arts, you understand me, yeah? Hello again. What a chance meeting this is. Alas, I'm imprisoned once again. Ok, perfetto. Allora, questa porta è chiusa. Abbiamo bisogno di una chiave speciale per aprirla. Nessun problema, la prenderemo. Credo proprio in questo episodio, perché voglio aiutare Logan. Più che altro perché ci dà un piccolo insight su Sith.
Quindi, sì. Ovviamente non completerò la sua quest, mi servirebbero troppe anime, perché per finirla dovrei teoricamente comprare tutto quello che ci vende Logan. E no, grazie. Allora, vediamo un po'. Qui c'è, tada, chiave extra prigione Ark, che se non sbaglio è diversa da quella che abbiamo noi o è la stessa? Bla bla bla, chiave extra prigione Ark, chiave della cella, chiave extra. Lo sprite è lo stesso però. Ok, abbiamo già letto questo. Forse gli uomini serpente sono stati negligenti, perché ci sono diverse chiavi che si adattano alle celle della torre dell'archivio. Ok, va bene. Però le hanno costruite loro, oppure è stato, non lo so, un fabbro magari che avrebbe più senso. Allora, non mi ricordo dove, credo non qui. Se avete completato la quest di Rea e avete comprato tutto quello che può offrirvi, troverete Rea vuota qui negli archivi. Spada leggera, grazie mille. Qua si scende, si esce dove eravamo prima, ma non importa. Già, io ovviamente non avendo comprato niente da Rea alla fine, non vedrò Rea qui, almeno non dovrei vedere Rea qui. Però, dovessi trovarla, non importa. Allora. Sì, ok, perfetto. Rea dovrebbe stare qua, quindi, dato che non abbiamo comprato, beh, niente da lei, lei non è qua. Altrimenti, attenzione, vi ricordo che Petrus la uccide, ok? Mi raccomando. Oh, sei tornato giù tu, finalmente. Oh, vedi che il fuoco ora fa male? Allora, la nostra cella dove era? Perché so che la nostra cella, eccola là sopra, perfetto. Vedete quel drop? Dov'è? L'ho visto prima? C'è un drop da qualche parte qua? Dov'è? Oh, 2 secondi fa l'ho visto, è sotto di me per caso? Per favore! Dov'è il drop? L'ho visto, eccolo là! Quel drop è! A parte che non mi ricordo cosa è, non so neanche come si arriva là, quindi, yay! Ah, ciao guerriero di cristallo, addio! Veramente un non morto cristallizzato, ma dettagli, dettagli! Allora, mi devo risiedere per forza questo falò. Usando un osso del ritorno tornerete qui automaticamente. Quindi è un po' inutile usarlo. E ora mi sa che posso fare ben già un altro level up? No, mi manca pochissimo. Però, un altro level up? Ci sono nemici qua, quindi perché non affrontarne un paio? Ok, e no, volevo fare io il salto, ciccio. A quanto pare nessuno farà nessun salto. Vai così. Ah, quanto è bella. Ah, Tonks, ma perché usi sempre Lucigatana? Perché a un certo punto. Comunque, è qui che bisogna andare per raggiungere. Non mi ricordo cosa. Devo chiudere la porta? Sì, ma magari non qui da me. Ah, vabbè, non importa. Se non sbaglio, qua si può scendere cadendo da qualche parte. Esatto, da qua. Per andare a prendere quel drop. Punto è che, seriamente, non mi ricordo già dov'è. Eccolo qua, perfetto, ed era un'anima di guerriero coraggioso. Esatto, non c'è assolutamente nulla qui. Yeee! Potete scendere anche da qua. Vi conviene rischiare? No, non vi conviene affatto rischiare. Quindi, osso, ce l'ho? Un osso del ritorno, due. Ne ho cinque, vai. Osso del ritorno. E mi sa che posso anche fare un level up. A meno che non mi serve proprio, non lo so, uno spiccio extra di anima per salire. Vediamo un po'. Ah, perfetto. Andiamo ancora con destrezza, dai. Ora possiamo finalmente uscire. Attenzione però agli uomini serpente, perché vi seguiranno. O forse no, perché non li ho attivati. Perfetto, molto meglio così. Inoltre, noterete che non sono umano. È fatto apposta, ovviamente. Là c'è un altro oggetto. Devo prenderlo per forza? Si può prendere da là cadendo nel punto giusto? Non mi ricordo neanche cos'è. Potrebbe essere una cosa di completamente inutile, però sicuramente qualcuno, magari una persona su le 3 persone che seguono questo let's play, mi dirà: "Ehi Tonks, ma cosa c'è là dentro?" Quindi per forza, cos'era? Ah, giusto. Cappuccio della guardiana. Sono, se non sbaglio, le vesti di Rea proprio? Credo di sì. Comunque, dettagli, dettagli. Adesso dovrei leggerle? In effetti sì. Però non vi ho ancora letto in realtà l'anello della magia nera che abbiamo trovato nelle catacombe. Quell'anello è molto importante, però lo vedremo più tardi, ok? Perché non è il momento di parlare di quel boss adesso. Quindi, qui non possono invadervi, da qui in poi sì, quindi state particolarmente attenti. Io penso di arrivare solamente al falò di quest'area e poi di staccare però. Perché ve l'ho già detto, volevo dividere questo episodio in due parti. Allora, attenzione qua.
C'è un non morto, ma ancora più attenti. Via. Perché via? Perché lì c'è un arciere. E quell'arciere vi darà così tanto fastidio, grazie, che non immaginate. Ok, ci provo anch'io, dai. Nope. E... ah, mi ha colpito lo stesso. Non importa. Quanto gli faccio io, 46? Ok. Quanto odio questi arcieri qua. Ah, guardate un po' la freccia, avete visto? La freccia ha un po' di automira. È ancora più cattiva come cosa, perché non sapevo avesse automira. Almeno credo, vediamo un po'. Vai, spara. Mi sposto un po'. E curva, sì sì, per forza, ok. Quindi ha automira. Non importa però, l'importante è evitare questa freccia, sconfiggere questo, girarvi, attenzione a questo. Ok, vai. Back, no, voglio fare un backstab. Ok. Quanto odio questa parte qua. E ovviamente se morite, spawnerete un'altra volta al falò, quello lì recluso. Quindi, occhio. Ora, beviamo una fiaschetta e preparatevi a correre perché sta qui. Ho già visto. Sta anche là sopra, però sta anche qua. Meglio forse usare una palla del fuoco. Sì, dai. Eccolo qua. Addio. Quanto odio questi cosi strani qua. Prima li sconfiggete, meglio è per voi. Allora, dov'è che devo andare? Devo andare qua, giusto? Sì, ok, perfetto, va tutto bene. Allora, non mi ricordo quale lato è il lato sbagliato. Perché c'è un lato giusto e un lato sbagliato. Attenzione, qua c'è un'imboscata, però devo prima sconfiggere questo. Addio. Ok, adesso ecco qua dietro che c'è lui, che non si è attivato per qualche arcano motivo, ma non importa. E vuom. Oh, che bella questa spada, eh. Comunque, guardate un po', esatto, lì c'è l'ingresso, quindi è qui che si arriva, o meglio, siamo andati nella parte alta noi, ora questo è il retro degli archivi. E francamente non mi ricordo mai come tornare indietro, mi sembra da lassù, quindi andiamo un attimo lassù. Perché adesso sbloccheremo il falò dove, se non sbaglio, possiamo anche teletrasportarci, quindi conviene fare così. Allora, qua c'è un altro scrigno, no, perfetto. Attenzione a dove mettete i piedi perché ci sono molti scrigni dappertutto. Quindi, ripeto, occhio. Allora, dovrei teoricamente girare questo coso, però meglio sempre controllare chi può esserci qua. Per sicurezza non si sa mai. Ok. Allora, là non c'è uno scrigno. Qua c'è una freccia. Ok. Fortunatamente non mi hanno buscato una freccia nel ginocchio. A tal proposito, eccolo là, lo vedo già. Qualcuno di voi ha già in mente di comprare The Elder Scrolls 6? Perché, mio Dio, non si è visto nulla, se non il titolo. Però, da quanto lo aspetto? Da quanto lo aspetto? Ok, allora, andiamo avanti, perché questa è appunto la strada, ripeto, sbagliata. Apriti sedano! Ok, adesso andiamo sopra le scale. E non farò la citazione a Harry Potter, ovviamente, perché non serve farla, ok? Troppe persone la fanno, quindi... Dov'è lo scrigno? È qui? So che c'è uno scrigno con una magia qui da qualche parte. Ah, ti ho visto, ciccio. Dai, vieni pure, dai, dai. Tanto ho la colonna qui che mi protegge. Una cosa del genere, ossia ripararsi dalle frecce con le colonne. La vedremo più avanti, dico solo questo. Allora, là ce n'è un altro. Va bene, va bene. Non mi ricordo dove devo andare. Tu sei un arciere? Sì. Ovviamente un arciere. Ok, mi fa più danno, però almeno posso colpirlo così. Ok, l'ho sconfitto. Allora, qua non c'è nessuno scrigno, ma laggiù sì. Ah, mio caro mago, mio caro stregone, usa pure le tue stregonerie, perché io ti posso colpire da qua, forse. Così. Dai, fai quello che vuoi. Boom. Vorrei provare a fare un headshot in realtà. Oh, non mi può colpire, eh? Aspetta, un po' più qua. Mi può colpire o no? No, non può? Ok, ovviamente è molto più pratico andare direttamente da lui. Però lo volevo fare, non sapete da quanto. Ok, che dovete fare qui? Dovete semplicemente fare una rotolata oppure cadere normalmente, basta. E lì c'è il falò. Quindi siamo praticamente già arrivati. Allora, prima di tutto però lo scrigno. Potete anche non affrontarlo, basta girare la sedia, basta girare la scala, però ormai siamo qua, quindi vai, apriti sesamo. Eccolo qua, stregoneria, scudo magico migliorato, potenzia i vostri scudi, o meglio, dà resistenza magica ai vostri scudi. Allora, adesso siamo qua, non dirmi che
Dove siamo? Ho fatto una cosa inutile? Mi sa di sì. Ok, da adesso in poi sappiamo che basta scendere per queste scale. Pensavo bisognasse girare per tutto quanto il posto, ma a quanto pare no. Molto meglio così per noi. Vedrete adesso a breve il perché. Perché adesso andremo a liberare Logan, perché la sua quest è importante per me. Ok, allora, vediamo un po'. Qua sotto ci sono altri nemici, ovviamente. Si può cadere da qua? Se avete abbastanza vita? Vi conviene? No. È inutile sconfiggerli, tanto comunque adesso corro verso il falò. Io che posso accendere questo falò, giusto? La cosa bella è che... No! Via! Ok, quanto odio queste sedie. Sedie poi, eh. Allora, falò acceso. E non mi ci posso sedere, o forse sì? Sì! Ok. Ho fatto in realtà male, perché ora devo tornare da Logan. E devo per forza andarci... Posso farlo da qua? No, non si può, ok. Dobbiamo tornare adesso da Logan, perché? Perché qua dietro c'è la chiave per liberarlo. E se non lo liberate, intanto come si accede là? Era... Come si va dove voglio andare? Oh, ho dimenticato. Vabbè, non importa, siamo qua ormai, quindi non è un problema. Backstab? No, ma li ho quasi già sconfitti, quindi non importa. Ok. Allora, dove è il posto? Perché so che ho mancato una cosa. So che c'è... Freccia. So che c'è una leva che devo tirare, però non mi ricordo dove sta. Ah, ho capito. Credo di averlo ricordato adesso. È un po' più sopra. Intanto là stanno i cosi. Vediamo un po' se ho ragione. Devo andare qua, giusto? Tu non mi darai problemi. Perché io ho detto così e così sia. Dov'è? Perché so che devo fare una cosa qua. È qua sopra, forse? Potrebbe essere qua sopra. Ho ragione? Perché vedo qualcosa qui, oppure dall'altro lato. È l'altro lato. Dov'è? Perché ovviamente c'è un modo per andare avanti, ma non me lo ricordo. Visto che ho fatto bene a dividere questo episodio in due? Comunque andremo da Logan nel prossimo episodio. Però almeno voglio provare a trovare la chiave. Oh no. Oh no, niente. Non è qua. Dove sta? Ok, devo davvero velocizzare perché non trovo un passaggio. Tu perché sei buffo? Oh no, sono respawnati anche i cosi. Vabbè, non importa, li ho sconfitti. Dove è? Dove è? Dove è? Dove sta? Va bene, velocizzo finché non trovo quello che sto cercando. Ok, non è che è qua, vero? No, qui c'era lo scrigno che io ho già aperto. Allora mi sa che bisogna per forza girare anche questa scala qua. Ok, pensavo fosse superfluo. In realtà non è affatto superfluo, è obbligatorio. Quindi occhio. Ho ragione? Perché è lì la leva, allora. Perché c'è un qualcosa che devo attivare e non mi ricordo dove sta. E l'unico posto disponibile o è qua, e non può essere qua... Oppure è laggiù. E spero sia qui, perché sennò mi sono davvero perso. Qua che ci sta a sinistra? Ah, ok, perfetto, sì, ok. È qui che si va avanti. E c'è un altro arciere, aggiungerei Z, ovviamente. Vediamo un po' se riesco a farlo fuori. Magari con... Magari con la piromanzia, dato che posso usarla e funziona leggermente meglio, no? Piromanzia! Non l'ho... Oh, l'ho colpito, sì, bene, yay. Quindi, scendiamo giù. Ed eccola là la leva, finalmente. Ok, perfetto, scialla, uff. Allora, tiriamo la leva, appena riesco a tirarla, appena riesco a tirarla, perfetto. E è qui per caso? Questo è normale, perfetto. È qui la chiave, giusto? No. Attenzione che qua non si vede niente. In effetti, io potrei usare questo per... No, vedete? Non funziona adesso. Ovviamente non funziona. Quello che ci sta? Niente, era un'urna vuota. Dovrebbe essere qui vicino alla chiave però. Quindi attenzione, vicino a un mimic aggiungerei. Credo sia qui allora. Aspetta, a questo punto tolgo l'elmo, andiamo di... dov'è? Eccola qua, cappuccio. Ok, sì, è qua.
Allora, questo è normale. Dovrebbe essere questa la chiave, allora. No, questo è l'elmo degli invocatori, grazie, ma io volevo la chiave. Qua c'è uno scrigno, attenzione, ed è normale. Perfetto. Tizzone di cristallo. Oh, eccolo qua. Quindi, dovete darlo al gigante. Puoi andare via? Ok. Però... leggiamolo un attimo, perché vi ho detto prima delle armi di cristallo. A quanto pare dovete prima prendere il tizzone, quindi. Eccolo qua. Armi standard più 10 in armi di cristallo rinforzabili a più 2. Tizzone di cristallo creato da Sith. Lavorato dai fabbri di... appunto. I fabbri del dio gigante, ok? Le armi di cristallo sono potenti ma fragili e non possono essere riparate, già lo sappiamo. E questo qui è normale ed è questa la chiave, per forza. Eccola qua. E questo è un mimic, quindi attenzione, come prima. 1, 2, 3 e per buona misura 4. Ok, questo inoltre è l'ultimo mimic del gioco, giusto? Non lo è. Ah, invece lo è. Simbolo di avarizia vi viene droppato molto raramente dai mimic, oppure se li sconfiggete tutti quanti. Quindi ora sono a posto, e qui c'è il falcione incantato. Ok, quindi, nella prossima parte, intanto per andare avanti da Sith dovete aprire questa leva, ok? Nella prossima parte di Dark Souls Remastered torneremo da Logan. Perché? Perché l'ho detto io. E poi andremo a sconfiggere Sith, il senza scaglie. Detto questo, io vi saluto. See you, anzi, see you next time, baby.